Conversazioni con Dio, libro primo, Neil Donald Walsh. Che cosa mi dici della sofferenza? La sofferenza è una strada per arrivare a Dio? Qualcuno dice che sia l'unica via. Non mi fa piacere la sofferenza, e chiunque dica il contrario non mi conosce. La sofferenza è un aspetto non indispensabile dell'esperienza umana. Non soltanto è inutile, ma è anche poco opportuna, scomoda e pericolosa per la vostra salute. Perché allora c'è tanta sofferenza? Perché tu, se sei Dio, non vi metti fine se ti piace davvero poco? Io ho posto fine alla sofferenza. Ma voi semplicemente vi rifiutate di servirvi dei mezzi che vi ho messo a disposizione per realizzare ciò. Vedi, la sofferenza non ha niente a che fare con gli eventi, ma con la reazione ad essi da parte di un essere vivente. Quanto accade è soltanto quello che accade. Che cosa voi proviate a quel proposito è un'altra questione. Vi ho fornito mezzi per affrontare e reagire agli eventi in modo da ridurre, in effetti da eliminare, il dolore, ma non ve ne siete serviti. Ma perché non eliminare addirittura gli eventi? Un ottimo suggerimento. Sfortunatamente non ho nessun controllo su di essi. Non hai nessun controllo sugli eventi? No, di certo. Gli eventi sono episodi nel tempo e nello spazio cui voi date luogo in base a determinate scelte, e io non interferirò mai con le scelte. Farlo significherebbe ovviare alla vera ragione per la quale vi ho creato, ma questo l'ho già spiegato in precedenza. A certi avvenimenti date luogo in maniera volontaria e altri ve li procurate più o meno inconsciamente. Alcuni eventi, le più grandi calamità naturali, sono tra quelli che voi comprendete in questa categoria. Sono attribuiti al fato. Eppure, anche alla parola fato si potrebbe assegnare il significato di avvenimenti risultanti da tutti i pensieri pensati ovunque. In altre parole, dalla consapevolezza di tutti gli uomini sul pianeta. La consapevolezza collettiva? Proprio così. Esatto. Alcuni dicono che il mondo è pronto per la catastrofe. Il pianeta si sta avviando verso un imponente disastro economico e geofisico, terremoti, forse addirittura uno spostamento dell'asse terrestre. E c'è chi sostiene che la consapevolezza collettiva potrebbe cambiare tutto questo, che possiamo salvare la Terra. Con i vostri pensieri messi in atto, se un sufficiente numero di persone sul pianeta sarà convinto che qualcosa debba essere fatto per preservare l'ambiente, salverete la Terra. Ma dovete fare in fretta. Sono già stati fatti tanti danni e così protratti nel tempo. Vuoi dire che se non lo faremo, vedremo la Terra e i suoi abitanti distrutti? Ho stabilito le leggi dell'universo fisico in modo abbastanza chiaro perché possano capirle tutti. Esistono leggi di causa ed effetto che sono state messe in risalto a sufficienza dai vostri scienziati, dai fisici, e che oggi conoscono bene anche i politici e i capi di Stato. Ma tornando alla sofferenza, da dove mai abbiamo tratto la convinzione che il dolore sia un bene? Che il santo soffre in silenzio? Il santo soffre in silenzio, ma questo non significa che la sofferenza sia un bene. Gli allievi di un maestro spirituale soffrono in silenzio perché capiscono che la sofferenza non è la via per arrivare a Dio, ma piuttosto un sicuro segno che c'è ancora qualcosa da imparare circa la strada che porta a Dio. Ancora qualcosa da ricordare. Il vero maestro non soffre affatto in silenzio. Sembra solo che soffra senza lamentarsi. La ragione per cui il vero maestro non si lamenta sta nel fatto che il vero maestro non sta soffrendo,
bensì semplicemente sperimentando una serie di circostanze che voi definireste intollerabili. Un allievo che è sulla strada per diventare maestro non parla di sofferenza solo perché capisce senza difficoltà il potere della parola e perciò si limita a scegliere di non dire una parola in proposito. Rendiamo reale ciò a cui prestiamo attenzione. Il maestro lo sa. Il maestro si pone di fronte a una scelta in merito a quello che sceglie di rendere reale. Avete tutti fatto questo di tanto in tanto. Non esiste uno solo tra voi che non abbia fatto sparire un mal di testa o non abbia reso meno penosa una visita dal dentista grazie a una decisione presa in proposito. Un maestro si limita a prendere la stessa decisione su questioni di più ampia portata. Ma perché deve esserci la sofferenza? Perché deve esserci anche solo la possibilità di soffrire? Non puoi sapere e diventare quello che sei in assenza di quello che non sei, come ti ho già spiegato. Sei saggio a insistere su questo interrogativo. La saggezza originale che circondava il soffrire in silenzio è stata così stravolta che molti oggi credono, e diverse religioni in effetti insegnano, che soffrire sia un bene e gioire un male. Perciò avete deciso che se qualcuno è gravemente malato, ma si tiene alla cosa per sé, è un santo. Mentre se per esempio una donna ha una robusta sessualità e ne gode apertamente, è una peccatrice. Hai scelto un argomento esplosivo e hai anche cambiato il soggetto passando dal maschile al femminile. Aveva uno scopo preciso? Era per mostrarvi i vostri pregiudizi. Non vi piace pensare che le donne abbiano una robusta sessualità e tantomeno vi piace se ne godono apertamente. Preferite vedere un uomo morire senza un lamento sul campo di battaglia che non una donna dichiarare con entusiasmo di fare l'amore con gioia. Io non possiedo alcun metro di giudizio in un caso o nell'altro, ma voi ne avete di tutti i tipi. E io suggerisco che sono i vostri giudizi a tenervi lontani dalla gioia e le vostre aspettative a rendervi infelici. Tutto questo messo insieme è quanto causa le vostre infermità e in tali circostanze incomincia per voi la sofferenza. Come faccio a sapere che quello che dici è vero? Come faccio a sapere addirittura che è Dio a parlare e non la mia immaginazione? Hai già posto questa domanda. La mia risposta è la stessa. Che differenza farebbe? Perfino se tutto quello che ho detto fosse sbagliato, riesci a pensare a un modo migliore di vivere? No. Allora sbagliato è giusto, e giusto è sbagliato. Eppure ti dico questo, per aiutarti a uscire dal tuo dilemma. Non credere a niente di quanto ti dico. Limitati a viverlo, a sperimentarlo. Poi vivi secondo qualsiasi altro paradigma tu voglia costruirti. In seguito osserva la tua esperienza per trovare la tua verità. Un giorno, se avrai un grande coraggio, sperimenterai un mondo nel quale fare l'amore sarà ritenuto miglior cosa del fare la guerra. E quel giorno ti rallegrerai.